Francesco Animo Buono, tu rappresenti la Compagnia dei Caraibi, quindi importatori per l'Italia dello champagne Frère Jean. Frère Jean, siamo nel cuore della Côte des Blancs, siamo nel cuore della zona degli Chardonnay più famosi, più pregiati. Esattamente. È un'azienda giovane, raccontaci un po' di questa azienda giovane, come da resto siete anche giovani voi, sì, come importatori, sì. Come distributori. Forse sì, loro sì, hanno qualche anno in meno rispetto a noi, poi di fatto. È un'azienda che nasce nel 2005, quella di Frère Jean Frère. Sono tre fratelli, Frère Jean Tattinger, Richard, Guillaume e Rodolphe, che hanno deciso di comprare questi 7 ettari nel cuore del Côte Blanc, quindi tra Vise, Augère, Cramant, Meslin-sur-Augère, per produrre questi vini che sono poi espressioni uniche del terroir della Côte Blanc. Poi. Sì, quindi hai citato già dei nomi di alcuni comuni che per chi conosce la zona dello Champagne ci si mette sull'attenti perché siamo veramente nella zona più, sì, sì. Una delle zone più famose. E hai anche detto Frère Jean Tettinger, adesso lo pronuncio alla francese perché come tante case avevano delle origini tedesche, ma poi i francesi lo producono alla francese, quindi immagino che quindi c'è anche un legame con quest'altra casa. C'è un legame con quest'altra casa importante, loro effettivamente appartengono alla famiglia Tattinger, hanno lavorato con loro e poi nel 2005 decidono di creare degli champagne loro. Acquistano questi 7 ettari nel cuore della Côte Blanc per dare un proprio stile poi effettivamente agli champagne, una loro visione. Ecco, una loro visione che credo che sia anche una visione molto tradizionale. Tradizionale che rispecchia un po' quella che sono poi la freschezza, la mineralità, la beva molto interessante dei champagne poi effettivamente che vengono prodotti nella Côte Blanc.